Durante il periodo di lockdown la nostra azienda ha dovuto fermare le attività produttive, però tutta la fase di ideazione dei nuovi prodotti non si è mai fermata. Noi insieme al nostro team abbiamo continuato a ideare, a pensare a delle nuove linee di prodotto capaci di dare una risposta un po' più importante a quello che stava succedendo a livello mondiale. Abbiamo ideato, sviluppato delle nuove linee in grado di garantire più privacy ai consumatori e mantenere anche quella che è la distanza sociale proprio pensata per i locali pubblici. Tra le nostre famiglie di prodotti spicca soprattutto i Koku, che è stata ideata con un grande e avvolgente schienale, ideato con un tessuto fonoassorbente per garantire lo spazio di ciascun consumatore all'interno di locali pubblici e aiutare soprattutto i ristoratori ad utilizzare e sfruttare al meglio tutti gli spazi del proprio locale. La nostra azienda aveva programmato in questi mesi, nel 2020, circa 6 manifestazioni mondiali. 3 purtroppo già sono state sospese, perciò il problema principale sarà quello proprio di poter condividere con i nostri clienti gli sforzi che l'azienda ha fatto con la modellistica nuova e preparandosi a un mercato. Il mercato è questo, dobbiamo farcela, dobbiamo metterci d'impegno e soprattutto chiediamo anche un supporto da parte delle istituzioni che purtroppo ad oggi, a parte qualche iniziativa, la gran parte delle cose non sono ancora state ben definite. Noi vogliamo chiarezza, vogliamo la possibilità di mettere sì in discussione il nostro futuro, però lo dobbiamo mettere in discussione con una premessa anche di supporto e soprattutto con una realtà da poter anche proporre. Ma al di là della felicità di iniziare e di ripartire col lavoro, sicuramente poi c'è stata la realtà a cui ci siamo trovati, quella di avere un mercato purtroppo bloccato, che è il mercato per noi riguarda tutto il mondo, è bloccato per tutti per la stessa problematica. Di conseguenza anche noi come azienda abbiamo dovuto ricominciare consumando, tra virgolette, gli ordini che avevamo in portafoglio, però poi anche attivandoci per averne altri. E questo sarà il problema del futuro. Problema oggi principale, guardando la situazione, noi siamo al 70% in meno nei 5 mesi. E questo è un qualcosa gravissimo, anche perché alla fine finanziariamente sarà difficile poi rifare e ripartire, oppure ripartire ma riuscire a fare quello che vorremmo fare. A livello organizzativo la nostra azienda è cambiata totalmente. Problema oggi principale, guardando la situazione, noi siamo al 70% in meno nei 5 mesi. E questo è un qualcosa gravissimo, anche perché alla fine finanziariamente sarà difficile poi rifare e ripartire, oppure ripartire ma riuscire a fare quello che vorremmo fare. A livello organizzativo la nostra azienda è cambiata totalmente. Da quando siamo ripartiti dopo la pandemia abbiamo dovuto rivedere un po' tutti i programmi, a livello anche promozionale, a livello anche di comunicazione nei confronti dei nostri clienti. Abbiamo dovuto cercare di dare seguito agli ordini che avevamo in portafoglio precedentemente, e poi però adesso sarà l'obiettivo principale quello di riuscire ad averne altri. Il problema è mondiale, non possiamo nasconderci che da soli non riusciremo a farcela. Distretto della Sedia è l'ennesimo tonfo nelle problematiche e nell'incertezza. Ciclicamente, più o meno ogni 10 anni, negli ultimi 20-30 anni, dopo momenti di sicuramente importanti dove si è visto il sole, si ritorna in un momento buio. Un distretto della Sedia che occupa oltre di 1.300 aziende artigiane, con oltre quasi 4.500 addetti artigiani, che fortemente sono preoccupati fortemente per quello che potrà succedere, perché fino adesso abbiamo visto quello che c'è stato, però preoccupatissimi da quello che succederà da giugno in poi.
Nell'incertezza in cui ci siamo trovati, oggi c'è la preoccupazione di come andrà il mese di giugno. Come andrà il mese di giugno? Raccolta ordini non ci sono state in questi 2 mesi di fermo, quindi le nostre attività produttive, finito quello che c'era negli ordini pregressi e quel poco che con fatica online in vari sistemi si era raccolto, non ci sono più le commesse per il futuro. E quindi c'è la grande incertezza, il grande punto di domanda. L'economia è fatta di certezze, è fatta di prospettiva. Noi che prospettiva abbiamo? Abbiamo tanti proclami da parte dello Stato e poi nessuna certezza, nessuna sicurezza. Il bando impresa sicura esaurito in un secondo con 200.000 imprese che sono rimaste all'asciutto dei soldi per mettere in atto tutte le procedure anti-Covid. Quello non ci serve, noi non vogliamo avere l'elemosina dai 600 euro all'azienda, all'imprenditore che non ha lavorato per 2 mesi, con quello non fai stare in piedi un'azienda. Le aziende in questo momento hanno bisogno di liquidità, hanno bisogno di avere un periodo di stand-by dove si possono riorganizzare e riattrezzare. Quindi quelle promesse che sono state fatte sui fondi per le aziende devono arrivare subito e sicuramente devono essere dei fondi importanti.